Queste erano le prime immagini di Alvaro Morata a Milano, all'Inate. Ve le avevo promesse di farvele vedere, eccole qua, puntuali, immagini anche molto belle perché Morata è sceso dall'auto, ha salutato, ha mostrato la sciarpa con scritto Forza Milan, poi ha voluto anche accogliere un po' i tifosi che erano presenti all'Inate, anche piccoli tifosi. Infatti poi alla fine di questo video vi faccio vedere poi il video, quello più lungo, veramente molto carino, vedetelo al termine di questo video. Oltre naturalmente Morata che oggi si presenterà al pubblico milanista e anche ai giornalisti, quindi con la conferenza stampa a Casa Milan, successivamente avrà anche un contatto proprio nello store di Via Dante a Milano, sempre con i tifosi, e domani svolgerà i primi allenamenti con la squadra. A proposito di allenamenti, diciamo che stamattina Morata ha fatto anche dei test individuali al centro sportivo e ieri è andato a dormire ieri sera proprio a Milanello, quindi subito per essere pronto stamattina e lavorare in maniera forte, mettersi subito in gioco. D'altronde Morata è un professionista, ha detto nei giorni scorsi di non vedere l'ora di iniziare questa avventura e dunque ci siamo finalmente, Alvaro Morata, ci siamo finalmente anche con il terzo acquisto. Incredibile ma vero, dopo 3 mesi di attesa, dopo 3 mesi di trattative, il Milan ha praticamente chiuso Emerson Royal. Ci siamo con il terzo acquisto. Perché dico 3 mesi? Per curiosità sono andato a trovare le prime indiscrezioni a maggio di quando abbiamo cominciato a parlare di Emerson Royal e pensate, era il 10 maggio, oggi è 9 agosto. Praticamente sono passati 3 mesi, 3 mesi di trattative, 3 mesi di contatti, di telefonate, di lavoro per riuscire a strappare il sì del Tottenham e quindi il Milan ha ottenuto il suo obiettivo, ci ha messo tempo, ma alla fine ci è riuscito. Perché tutto questo tempo? Perché inizialmente Emerson Royal aveva una valutazione da 25 milioni di euro. Il Milan quindi dai 25 milioni chiesti a maggio dal Tottenham, dagli Spurs, è riuscito a prenderlo a 15 milioni più bonus, quindi comunque c'è stato un risparmio di 10 milioni di euro. Ecco perché le trattative del Milan sono molto lunghe, perché si tende sempre ad abbassare di molto il prezzo e quindi si parte da una distanza ampia fino poi a trovare il punto di contatto, il punto di incontro tra le parti. Pensate che la prima offerta del Milan per Emerson Royal è stata di 10 milioni di euro, mentre la richiesta del Tottenham è di 25, una forbice di 15 milioni che poi si è ridotta a 15 milioni totale, dunque l'affare più bonus. Alla fine credo che sia stato anche molto importante il parere del giocatore che non ha mai perso la speranza di venire al Milan. Dunque, Emerson Royal è il terzo acquisto. Parliamo del terzino brasiliano di 25 anni che, diciamo così, sarà molto importante per il gioco di Paulo Fonseca. E attenzione, con l'arrivo di Emerson Royal e l'arrivo di Pavlovic, il Milan ha concluso anche, ha terminato, ha finito gli slot da extracomunitari perché gli ultimi due acquisti, quindi Emerson Royal e Pavlovic, sono entrambi extracomunitari. Con questo il Milan lo aveva già messo in conto, in effetti non è che ora scopre una novità, però ecco, era giusto come annotazione tecnica comunicarvelo anche all'interno di questo video. Come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale. Ora cosa succede? Succede che il Milan ha preso Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Il Milan tenterà in questi giorni di chiudere per Fofana. Il Milan non molla Fofana. È vero che nelle scorse ore abbiamo parlato di Koné come alternativa principale, però il Milan ci vuole provare ancora per Fofana.
Siamo al 9 di agosto, mancano una ventina di giorni più o meno alla conclusione del mercato estivo. Non sono tanti. Quindi io credo che il Milan tenterà veramente di tutto per prendere Fofana, che è sempre stato l'obiettivo principale della mediana milanista. Anche qui operazione molto lunga, estenuante, operazione che dura da anche qui 2 o 3 mesi, forse anche più. Il Milan è forte dell'accordo con il giocatore, il Milan è forte del patto con il giocatore. È vero che Fofana è stato tentato in questi giorni dal Manchester United, ma ha sempre messo il Milan in cima alla lista dei suoi desideri, diciamo così, dei suoi obiettivi. Il Milan vuole Fofana e Fofana vuole il Milan. Resta da convincere il Monaco. Vediamo come ci riuscirà il Milan, pure perché la distanza economica è ampia, ma quello che ci arriva è che il Milan insiste, non molla Fofana. Vi lascio con le immagini di Morata e il suo sbarco a Linate. Un abbraccio a tutti, cari amici del canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Come sempre, vi invito a iscrivervi, tanto è gratis. Lasciate un like e attivate la campanella. Le immagini di Morata a Linate. Ciao. Morata è uno di noi! Alvaro! 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 Grande numero uno! Alvaro! Grande Alvaro! La schiena. Dietro, sulla schiena, Tommy. Tommy, stai qua. Sono fuori. Sei contento Alvaro? Molto. Ragazzi, no, 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 no. Alvaro? Uno, due, tre, Alvaro. Grazie Alvaro, sono Alvaro. Esatto, esatto, tra l'altro tra poco era il tifoso che si è fatto vedere la prima maglietta numero 7, quindi anche lui sta dietro di me, mi sta sentendo, spero che si blocchi però questo è il sorriso e ringraziamo anche il Milan che insomma permette anche a questi tifosi di essere qui, tanti ce ne saranno anche domani nel flagship store, insomma dopo la conferenza stampa, eccolo qui, grande disponibilità, noi spesso l'abbiamo detto, mancano un po' gli arrivi, possiamo dire che questo è comunque un grande arrivo. Arriva a Milano un campione che ha fatto tantissimo, con tante maglie. Ha vinto. Grazie, ci vediamo. Ringraziamento finale. Uno di noi, uno di noi, uno di noi. Alvaro, uno di noi.